ospedale di Fogo è un ospedale in crescita, che ha molti rapporti con l'Europa, che tende a migliorare sia come attrezzature sia come logistica, perché ci sono stati molti interventi. Diciamo che il primario ospedale degli anni 2000, che è nato con padre Ottavio e che quindi si reggeva esclusivamente sulla volontarietà dei medici e di qualcheduno che veniva, e con attrezzature sicuramente minimali, è evoluto verso un ospedale con attrezzature più sofisticate, si va verso un personale assunto, ci sono cubani, ci sono ginecologi, ci sono psichiatri, c'è un'odontoiatria, la chirurgia, la medicina, lo psicologo, quindi è un ospedale che è molto cresciuto, che va verso gli anni 3000, questo è il concetto. Padre Ottavo è una persona eccezionale che sa spingerti a fare. Direi che se tu pensi che la vitalità che ha quest'uomo, e la vitalità non solo fisica, che quella nessuno può, non è merito di nessuno, è un dono che ci viene dato, ma ha una volontà anche intellettuale, morale, di pensiero, di applicazione, cioè qualsiasi cosa fa, lui la fa con queste caratteristiche e basate, ovviamente, essendo un missionario, su una grande, grande fede. Ne abbiamo parlato la sera, i primi anni, era consuetudine, c'era la campanella, ci chiamava, ci mettevamo vicino al mare e chiunque di noi chiacchierava, parlava, ci si confessava così pensieri, sensazioni. Ecco, quindi è questo, una grande passione e una grande fede in tutto quello che lui ha fatto, che è basato però essenzialmente sull'amore che ha per i poveri di Capo Verde, la popolazione capoverdiana.